Oggi farò una nuova recensione di Il gioco dell'assassino. L'ha scritto Sandra Scopettone e non ci sono illustrazioni. Adesso vi leggerò le prime tre righe. Si dispersero correndo. Al loro passaggio l'erba alta frusciava e il rumore dei passi rimbombava sul terreno. Avevano solo 3 minuti ed era una questione di vita o di morte. Questo qua è un giallo. Intanto ve lo racconto insieme alla mascotte dell'anno scorso, che se non ve lo ricordate sono in montagna. E se non vi ricordate chi è questa mascotte, andate a vedere i video precedenti. Molti video precedenti. Il gioco d'assassino. Questo libro parla di... è un giallo innanzitutto e parla di questa Anna che gioca, che si è trasferita perché il fratello, Bill, ha rubato a una scuola di football perché non l'avevano ammesso perché era troppo basso. Quindi lui ha rubato e hanno dovuto lasciare il paese per motivi familiari. Anna non voleva perché c'era il suo ragazzo Tony. Tony poi li ha seguiti e ha seguito anche un gioco. È venuto 2 mesi dopo che Anna era già lì, anzi 3 settimane per la precisione, diciamo 1 mese, non so, 3 settimane. E mentre in tutte quelle settimane, alla sera loro avevano giocato un gioco, il gioco dell'assassino, che c'era: tu pescavi 4 bigliettini, 4 giocatori, tu pescavi un bigliettino per giocatore, uno era l'innocente, 2 erano innocenti, uno poliziotto e l'altro assassino. L'assassino doveva prendere, ma senza uccidere veramente, ovviamente, doveva uccidere più persone possibili entro 3 minuti. E invece il poliziotto doveva stare fermo alla base e doveva poi indicare chi era l'assassino, secondo lui. Allora, dopo che questo gioco si è concluso, qualcuno è morto. Un ragazzo che si chiamava Kirk. Stavano giocando in 4, anzi di più, 5. Questo gioco è da tipo, era 6 giocatori, o 5 o 6 giocatori. Perché c'erano Anna, Watson, Dick e Kirk e Charlotte, mi sembra. O Charlotte era solo lì a vederli, non mi ricordo, però mi ricordo che è morto Kirk. E in realtà nessuno dovrebbe morire in quel gioco, perché non è mai morto nessuno. Allora, tutti sono stati interrogati dal Miss Molly, che è il capo della polizia, quello che interroga tutti. E hanno messo in prigione Bill, perché dicono qualcuno accusato di Bill. E Watson e Dick erano i più sospettati, perché loro pensavano che era Dick che aveva ucciso Kirk. E invece, secondo voi, chi era tra Watson, Dick? Tra Watson, Dick, Charlotte, Bill e... allora, Watson era... ve li racconto un po' tutti. Watson era un amico di Dick. Charlotte era la fidanzata di Kirk. Dick era l'amico, il miglior amico di Kirk. Tony era il fidanzato di Anna, che però Anna aveva una relazione con Kirk, quindi può essere. E poi l'ultimo mi sembra che è Larry, il fratello di Kirk. Poi c'è anche Nikki, che è la sorella di Kirk. E tutti lo odiavano perché lui spacciava droga e usava le ragazze come... non so come dire. Li usava male, come se fossero un pezzo della loro collezione. E ha fatto fare a Nikki delle foto nude da vendere su internet. Quindi è una cosa brutta. Però Kirk amava veramente Anna e gli voleva fare una sorpresa. E secondo voi, chi è stato a fare il delitto, come vi ho detto prima? Visto che vi ho detto quei nomi di chi corrispondevano al fratello, allo zio, che non è vero, alla sorella. Secondo voi chi è stato? Ve li ripeto: Charlotte,
era la fidanzata. Nikki, che era la sorella che gli ha fatto fare le foto nude. Larry, che gli ha fatto vendere droga. Tony, che era il fidanzato geloso di Anna. Dick, che era il migliore amico, che anche lui però pensava che era un po'. E Watson, che lo odiava a morte. Secondo voi, tra questi sei, chi è stato? Lo lascio scoprire a voi. Il primo che indovina nei commenti lo saluterò nel prossimo video, ovviamente. E speriamo che qualcuno abbia indovini. Perché non vale dirli più di uno, bisogna dirne solo uno. Io ovviamente leggo i vostri commenti, alcuni dei vostri commenti, alcuni mi aspettano dei video e io ci metto un pochino a fare video perché devo anche leggere i libri. Posso subito fare video senza leggere. Un po'. La prossima recensione. Vi spoilerò adesso, vi spoilerò sempre la recensione che farò più avanti. Nella prossima recensione siamo in Egitto e c'è una principessa. Il libro l'ha scritto Isabella Paglia. Provate a indovinare. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like e io dalla mia paperella. Ciao!